Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di prodotti terminati. Infatti, come potete vedere, ne ho terminati tantissimi e quindi ve li mostro immediatamente. Partiamo da questi due ammorbidenti di Vernelle. Questo è un ammorbidente che mi è piaciuto tantissimo, è stata una scoperta per me, nonostante io conosca già il Vernelle, non l'avevo provato in questa versione qua. Questa è una profumazione molto fresca e anche fiorita. Mi è piaciuto veramente tanto, tant'è vero che ne ho comprato due confezioni. Profumo a lungo, l'ho trovato in offerta da Maurice, tra l'altro in questa confezione XXL, pagato pochissimo, con 2 litri di prodotto all'interno, quindi super consigliato. Ho provato anche diversi anticalcare per lavatrice. Ho provato questo di Maurice da 1,5 litri e ne ho comprato due confezioni e poi ho provato il Baleno. Allora, effettivamente, per quanto riguarda l'anticalcare, è impossibile da verificare se questa abbia un'efficacia immediata. Però l'unica cosa che io vi posso dire è che utilizzando regolarmente l'anticalcare, la lavatrice vi durerà sicuramente più a lungo. Poi io qui in questa casa ho il problema dell'acqua che è veramente molto calcarea, quindi mi rovina tutto quanto, perciò devo stare molto attenta e curare tantissimo i miei elettrodomestici. Con la lavatrice io non ho mai smesso di utilizzare l'anticalcare. Diciamo che qualunque tipo di anticalcare io abbia utilizzato ha sempre avuto la sua efficacia. Non so se dipende dal tipo o se per il fatto che comunque io lo utilizzi costantemente, comunque la mia lavatrice non ha mai avuto problemi di questo tipo. Terminate anche due confezioni di igienizzante per bucato. Questi appunto si aggiungono al bucato, sono di Maurice e sono efficaci sia per quanto riguarda il bucato bianco che per quanto riguarda il bucato colorato. Mi ci trovo bene, infatti spesso lo ricompro. Solamente per quanto riguarda il periodo in cui la mia famiglia ha avuto il Covid, ho deciso di prendere degli igienizzanti che fossero anche dei presidi medico-chirurgici, perché comunque volevo avere una sicurezza in più e quindi utilizzavo dei prodotti specifici. Per il resto, invece, con questi mi trovo benissimo. Infatti, ho preso questo disinfettante disinfetto, che è un presidio medico-chirurgico e che risale appunto al periodo in cui la mia famiglia aveva il Covid, e utilizzavo questo. Mi sono trovata veramente bene, ma anche di questo, e come per quanto riguarda l'anticalcare, non abbiamo una prova certa che elimini i batteri, perché in casa non abbiamo un microscopio per andare a vedere su ogni superficie che non ci siano dei batteri o sui vestiti che non siano presenti dei batteri, eccetera. Quindi diciamo che ci fidiamo. Questo è un presidio medico-chirurgico, è registrato, quindi con questo abbiamo una maggiore garanzia. E poi ho acquistato un altro additivo igienizzante, questa volta l'ho presa alla Lidl, è il Formil, ne sto terminando anche un'altra confezione, mi sono trovata bene anche con questo, però ripeto, chi può sapere? Sempre per quanto riguarda i panni, ho terminato anche questa confezione di lavatrice professionale di Maurice, con cui mi trovo veramente benissimo. Tra l'altro, la profumazione Fiori di Loto è una tra le mie preferite, anche se recentemente avevo scoperto la profumazione Flamingo, che mi piace ancora di più, però purtroppo non l'ho più trovata e allora sono tornata a prendere il Fiori di Loto. Questo secondo me è ottimo, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sempre per quanto riguarda la pulizia dei tessuti, ho preso questa confezione di Omino Bianco Tappeti e Sofà e vi devo dire, signori, che pulisce veramente benissimo perché pulisce, smacchia e lava a secco qualunque tipo di tessuto, lascia un profumo di pulito, tipo quello che sentite nelle lavanderie industriali, per intenderci. Smacchia veramente bene, pulisce veramente i tappeti. Io quando non ho la possibilità di lavare i tappeti, quelli più grandi, soprattutto della sala del bagno, perché non sono tappeti che si lavano tutti i giorni, tra un lavaggio e l'altro li lavo con questo. Infatti diverse volte che lo compro mi ci trovo benissimo. Tra l'altro ha questa spazzolina che aiuta appunto nella pulizia, lo straconsiglio. Sempre per quanto riguarda il bucato, come vedete, per il bucato io compro veramente tantissimi prodotti perché ci tengo particolarmente e quindi ne provo tanti, cerco sempre il prodotto migliore che abbia il giusto rapporto qualità-prezzo, che mi soddisfi pienamente e che lavi veramente bene. Ho comprato quindi queste tablet, queste caps di Biopresto. Questi sono i classici per i capi bianchi. Devo dire che mi sono piaciute tantissimo. Allora, le caps sono comode da un certo punto di vista, però state attenti a leggere bene le istruzioni dietro, perché se avete una lavatrice piccolina,
Per un carico minore di 4-5 kg vi basta una caps, se invece il carico è maggiore ne dovete usare due. Se poi avete una lavatrice molto molto grande, insomma, state attenti, valutate bene se meglio utilizzare questi oppure un detersivo classico che può essere liquido o in polvere, ma che non vi faccia sprecare niente. Tra l'altro questa va bene per i lavaggi lunghi, perché se avete dei lavaggi brevi la caps non viene sciolta bene e quindi vi rimarrà appiccicata sui vestiti. Quindi mi raccomando, è importante seguire bene le istruzioni. La stessa cosa per quanto riguarda queste per i capi colorati. Sinceramente mi sono trovata bene, le istruzioni sono le stesse per quelle dei capi bianchi. Le consiglio, le ho acquistate perché le ho trovate ad un prezzo conveniente. Secondo me infatti non conviene spendere tantissimi soldi per 20 caps, quindi sono veramente pochissime. 5 euro per 20 di queste mi sembra un tantino esagerato, 5-6 euro addirittura a seconda del supermercato. E quindi se le trovate in offerta ve le consiglio, altrimenti magari cercate qualcosa di più economico. Sempre per quanto riguarda il bucato, ho comprato queste due confezioni di Dash pulito e fresco. Mi ci sono trovata molto bene, queste sono le versioni economiche di Dash, basta solamente per 15 lavaggi, però devo dire che io mi ci sono trovata veramente molto bene, l'ho comprato solo ed esclusivamente perché l'ho trovata in offerta. Ne ho comprato due confezioni, c'è da dire che il pulito è veramente perfetto, mi ha levato qualsiasi tipo di macchia e quindi sì, è un buon prodotto. Ho terminato anche questa confezione di Finish Cura Lavastoviglie. Come vedete io purtroppo tengo i prodotti fuori finché non faccio la recensione, quindi il sole mi stacca le etichette perché me le consuma. Comunque è un buon prodotto, anche se io preferisco lavarmela con dei prodotti, smontarmela tutta quanta e lavarla bene. Poi certo, per andare magari più in profondità o sotto dove non posso arrivare io, questo aiuta sicuramente. Un altro prodotto terminato è questo brillantante di Dexa. Io non ho trovato veramente tantissime differenze tra un prodotto di sottomarca e un prodotto di marca per quanto riguarda il brillantante per la lavastoviglie. Mi trovo bene con entrambi, per me non c'è grandissima differenza, quindi va benissimo anche questo. Ho terminato anche questo detergente per l'acciaio di Speak & Span. Devo dire la verità, non lo amo particolarmente. Ecco, se dovessi ricomprare un prodotto per l'acciaio, sicuramente lo Speak & Span non sarebbe tra i miei preferiti. Ce ne sono sicuramente di migliori. Un altro prodotto terminato è questa ricarica di sapone per i piatti di Svelto. Mi ci sono trovata bene, anche se io non amo particolarmente lo Svelto, ma quando lo trovo in offerta lo compro. Non mi piace più che altro per le profumazioni che ha, perché io sono molto sensibile alle profumazioni. E questo non è tra i miei preferiti, però comunque il suo lavoro lo fa, quindi quando lo trovo in offerta comunque mi faccio andare bene anche questo nonostante l'odore. Bene ragazzi, io con questo video ho terminato, vi ringrazio di avermi guardata, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!